Buongiorno, buongiorno amici che ci seguite in questi spazi dedicati alle interviste. Abbiamo di nuovo ospite con noi, e lo ringraziamo, il presidente di Certottica, Luigino Boito. Grazie Luigino Boito, presidente. Grazie a te e alla tua cortesia. Figlio di Certottica, che ha assunto adesso un ruolo importante e credo che abbia anche delle prospettive molto importanti anche come crescita, da qualche settimana ha avuto l'onore di essere accreditato dal Ministero del Ministero Sviluppo dello economico, sviluppo Ministero dell'Economia, sì. economico, e quindi c'è sul decreto del Ministero dello Sviluppo Economico questo decreto che autorizza il nostro istituto Dolomiti CER a certificare i dispositivi per la protezione del sistema respiratorio, quindi le mascherine, le cosiddette mascherine che si dividono in FFP1, FFP2, FFP3, quindi tutte le mascherine, e poi i dispositivi per la protezione dell'udito e i dispositivi per la protezione da agenti biologici dannosi. Quindi tutta la gamma di questa azione di contrasto alla pandemia in corso, questa maledetta pandemia in corso, l'istituto è in grado di fornire non solo in termini formali, cioè la documentazione per la marcatura CE sul prodotto, ma anche in termini sostanziali, cioè verifica l'efficacia di quello che si mette davanti alla bocca o davanti al viso con le maschere e le visiere. È cresciuto in maniera esponenziale, prima soltanto per certificare i caschi, no? I caschi, perché davanti a una visiera, quando si certifica una visiera che è certotica, ma sopra la visiera, attorno a una visiera c'è un casco, e dal casco poi vai alla tuta da moto, vai al guanto, vai alla scarpa, vai al parastinchi, al paraschiena, cioè tutto quello che è la protezione del corpo umano, sia per lo sport oppure per quanto attiene la sicurezza nel mondo del lavoro, di fatto è diventato la piattaforma di competenze allo sport system, cioè tutte quelle ammiraglie che lavorano su questo tipo di protezione. Faccio un esempio: l'inese lavora sulla tuta da moto con inserito l'airbag. Per esempio, l'airbag l'abbiamo verificato noi. Abbiamo comprato, siamo arrivati a comprare 5-6 moto. Abbiamo fatto anche l'accordo con 5-6 rider che hanno fatto la simulazione di caduta dal vero, andando a impatti frontali con corpi in movimento. E quindi abbiamo creato un manuale guida e anche la verifica che questo presidio sia veramente efficace e possa essere installato nelle tute oppure adesso nei giubbotti. Sì, per esempio questa, non so se riusciamo a inquadrare, insomma, adesso non facciamo troppa pubblicità. Questa, per esempio, questa mascherina ha due non conformità. Una che il produttore cinese, che è indicato il produttore cinese, applica una norma, la 100N149, e mette un marchio CE con il numero identificativo di un istituto che dovrebbe essere autorizzato ad apporre la marcatura CE. E invece questa marcatura CE non può essere messa perché questo istituto, questo numero identificativo, coincide con un istituto che certifica macchine e Ok. non può certificare mascherine.
evidentemente c'è un qualcosa che qualcuno ha spinto a mettere un numero di un istituto, ma che non è accreditato da Credia per fare questo tipo di verifica. Quindi è una posizione di un marchio, vorrei dire in maniera fraudolenta. Sì. Certo. Visto che, avendo noi fatto una verifica, se questo istituto era in grado o era in un regime magari provvisorio che sarebbe arrivato a questo accreditamento, il responsabile di Acredia da noi sentito, da noi interrogato, ha detto che assolutamente no, questo istituto che qui pone la marcatura CE non può mettere questa marcatura. Caspita, Quindi ma allora per esempio in un caso come questo, questa mascherina che voi avete analizzato scoprendo queste cose, come vi è arrivata? Ve l'ha segnalata qualcuno? Siete voi che autonomamente sì. operate? Ma vedi, noi non abbiamo avuto ancora un mandato ufficiale di fare queste verifiche, perché ci sono pervenute tramite amici che lavorano nelle case di riposo, preoccupati dell'incremento della positività anche degli operatori sociosanitari, si sono domandati: ma come? Rispettiamo le regole, rispettiamo i protocolli, sì, siamo così severi con noi stessi, anche nei confronti degli altri, e ci domandiamo il perché invece O il il livello svoltaggio. esponenziale si crea. Allora, ci sono pervenute da più parti. Noi, proprio per semplificare, abbiamo fatto subito il primo test che deve essere assolutamente eseguito in termini obbligatori, è il test della parafina. E quindi questa mascherina che ti ho mostrato non raggiunge la norma, che è 94, perché per una FFP2 deve arrivare ad un filtraggio almeno del 94%. Resta sotto di 4 punti, diciamo che non è a norma, anche Non è se a è al norma, certo. limite, però non è a norma. Però non è a norma. Ma allora con questo tu ci stai dicendo che anche nelle nostre strutture, in questo caso hai parlato di casa di riposo, potrebbero, possono circolare strumentazioni non a norma. Ah, secondo me sì, perché chi fa l'acquisto, magari avallato da qualche ente come l'INAIL, che consente la distribuzione di determinati lotti di, credo, presumo, ma questa è una prova, che non tutti, alcuni lotti possono non essere conformi. E Ok. quindi è la responsabilità di chi ha la sicurezza all'interno delle strutture a verificare se quello che ricevono e distribuiscono abbia l'efficacia che si presume debba avere per abbattere o non ricevere l'infezione da parte del virus, Ma allora né in un caso, trasmetterla né scusami. riceverla. Ecco, in un caso come questo, voi avete trovato che questa mascherina non è a norma. Cosa succede? Avvisate, lo dici a chi te l'ha portata, lo dici a chi lo usa, oppure, non so, scatta qualche altro No. meccanismo per cui. Beh, sì, il meccanismo è stato che per le vie informali, visto che non abbiamo avuto nessun incarico ufficiale, quindi se ci dicono di farlo, emettiamo un certificato CE che è accreditato a livello europeo e ciascuno si assume le sue responsabilità. In questo momento nessuno ci ha chiesto di fare una commessa ufficiale, e in via ufficiosa allora, visto che abbiamo anche una responsabilità morale, abbiamo Certo. informato chi di competenza per dire: guardate che esistono. C'è la presunzione di non conformità su determinate cose. Sicuramente quella formale, perché questo marchio, questa posizione di numeri non può essere messa. Quindi c'è Ok. questo tipo di problema. Poi, se volete, visto che siamo accreditati, mandateci uno stock di prodotto, che non occorre una mascherina, occorre 5, 6, 7, perché vanno praticamente distrutte, tagliate e messe sotto
il controllo di questi macchinari che noi nel frattempo abbiamo acquistato. Bisogna dire che abbiamo fatto un investimento di quasi 800.000 euro per dare spazio nei nostri laboratori a queste macchine che non sono italiane poi, che vengono dall'Inghilterra, vengono dalla Germania. Quindi anche la difficoltà di reperire queste attrezzature per essere accreditati. Quindi lo abbiamo fatto da soli, senza l'aiuto di nessuno, e abbiamo costruito qui un laboratorio nazionale che in piena autonomia consenti di dare risultati certi, come dire, europeo, di riconosciuta autorevolezza e competenza. E noi non siamo il laboratorio del Casolin, noi siamo il laboratorio che siamo in Gazzetta Ufficiale. Sì, Credo di certo. essere, non voglio, voglio pensare che nel Veneto siamo i soli. E voglio anche pensare che forse in Italia, che abbiano tutte queste competenze su tutti questi DPI che ti ho accennato, siamo gli unici. Competitori ce ne sono 4 o 5 in Italia, no? Che fanno lo stesso mestiere. C'è un Ricotest di Verona, c'è un CIMAC di Vigevano, ci sono insomma altri progetti altrettanto importanti, ma che hanno investito da febbraio, quando è scoppiata la pandemia, per dare una risposta. Voglio dire autonoma, locale e anche programmata, per uscire da un sistema di vassallaggio nei confronti dell'America e della Germania-Austria, siamo stati noi. Perché all'inizio di questa disgraziata infezione, quelli che si sono rivolti a noi, e sono stati più di 220 aziende, no? Abbiamo dovuto fare delle convenzioni con un istituto nell'Ohio, che è un nostro partner, e un istituto in Austria, per completare le certificazioni. Perché non ci si inventa là per là per aprire un laboratorio con gli accreditamenti. Alcune macchine le avevamo già perché sono omologhe a un sistema certificativo, vuoi di tessuto, vuoi di pelli, vuoi di respirazione. Ma laddove noi non eravamo pronti a completare il certificato, abbiamo dovuto far correre per fare delle convenzioni con altri istituti accreditati Immagino. in America o in Europa. I test per una mascherina costano da 4.000 a 9.000 euro, quindi non è un testare un occhiale che costa sì e no 500 euro. Qui ogni prototipo di mascherina, come ti dicevo, va da un minimo di 4.000 a multipli. A multipli. Quindi c'è un business sulle certificazioni, mica da poco conto. Quindi, se posso dire con un piccolo orgoglio, è quello di aver portato a Belluno, a Longarone, in Italia, un istituto che dà delle garanzie su questi tre parametri, perché le aziende hanno bisogno della tempestività quando hanno un prototipo da fare, costi certi. È una garanzia che quello che fai è un prodotto sicuro, autorevole e competente, perché se no non c'è un problema di costi qui. Pagherebbero anche un occhio della testa pur di essere sui bandi che i vari istituti a livello internazionale fanno. Ma il vero problema è di trovare chi è in grado di fare queste operazioni dando non più di 3 settimane dall'esito della certificazione. Caspita. Chi compra? Nel momento che compra questi lotti importanti, guarda amico mio, che non è solo Belluno o il Veneto, anche l'Alto Adige ha avuto grossi problemi, basta leggere cosa è successo, no? Magari sulla spinta dell'emergenza, qualcuno viene tirato per la giacchetta e quindi compra e paga magari anche in anticipo.
Salvo che dopo, quando arriva il prodotto in casa, non tutto il prodotto è valido. Ecco. Quindi il problema è, capisco che la ingegneria, come dire, la piramide delle competenze è così frastagliata che ci si mette in mezzo alla burocrazia. Ma vorrei dire l'agenzia numero zero. O chi compra per primo, prima di distribuire, dovrebbe fare a campione delle verifiche. Perché chi lo riceve, il disgraziato che lo riceve un prodotto non conforme, non è responsabilità sua. Perché se uno compra 1 litro di latte, pensa che nel contenitore ci sia il latte. Non è che va a certificare per vedere che tipo di latte, se è di capra o se c'è acqua, eccetera. Quindi dovrebbe essere la responsabilità soprattutto di chi acquista questi lotti e di fare questo tipo di prevenzione. Dopo non Sì, si io. può chiedere, ma la casa di riposo di, e non faccio nomi perché ce ne sono 3-4 che hanno questi problemi. Questi non sono in grado di poter Ah, certificare beh, il certo. prodotto che arriva. Dovrebbero rivolgersi, come dire, all'autorità superiore. È Allora, chiaro, è chiaro. se questa intervista può contare qualcosa, è di sensibilizzare a un livello superiore, di fare non solo una verifica formale, sì, c'è il CE, abbiamo su il mandatario, c'è la casa produttrice, così uno sa che dove è, ma la filiera sottostante, e quindi fare una cernita a campione che sarebbe meglio prima di mandare in giro cose in via presuntiva efficaci che efficaci non sono. Insomma, diamo anche però una notizia anche positiva, che questa sensibilità si sta lievitando, perché il tam-tam di queste di dubbi sull'efficacia di queste mascherine chirurgiche che rispondono alla norma EN 14683, per cui bisogna anche ricordare che ci sono quelle certificate CE, le altre che sono quelle chirurgiche che vanno certificate ma seguono un'altra norma perché sono generaliste e non sono quelle da operatori proprio professionali. Ci sono vari tipi, quindi abbiamo 3-4 tipi di mascherine, ognuna ha una sua efficacia. Ecco, la notizia anche in positivo che, no, che rilevo che c'è sempre ogni giorno di più questo tipo di sensibilità, per cui anche a livelli locali ci si pone questa domanda. Posso assicurare di questo, Molto bene. anzi, molta preoccupazione c'è e molta sensibilità e molta responsabilità. Lo devo proprio sottolineare perché siamo tempestati da telefonate giorno e notte su questo tipo di problema. Quindi vuol dire che c'è una grande attenzione su questo prodotto. La seconda cosa invece, sono tornato proprio ieri da Vicenza, dal gruppo Dainese, perché noi lavoriamo bene sia nel campo sportivo ma anche nel campo della sicurezza, e siamo partiti pensando di fare un prototipo di una mascherina e visiera omologata che sia leggera, che sia indossabile per tante ore, che abbia l'efficacia che la respirazione e l'emissione non sia davanti, ma che venga assorbita con un aspiratore molto, una micro, come l'hanno chiamata, una microturbina piccolina dietro. Per cui stiamo avanzando anche su questo tipo di innovazione nel campo della sicurezza, su prototipi che ci vedono protagonisti noi, un gruppo che adesso ho appena citato, ma non solo, poi abbiamo le competenze anche locali di chi fa questo tipo di prototipazione, e l'affiancamento è sempre con l'Università di Padova.
perché bisogna stimolare anche i professori di non tirare solo fuori le cose che hanno nel cassetto, ma anche di investire nel nuovo. Grazie, grazie a voi, buon lavoro e quando ci sono novità fateci uno squillo che ben volentieri daremo voce e spazio a quello che combinate lì a Longarone.